Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno. Oggi è il... che giorno 27 può essere? Vabbè, Può dopo essere, controllo, può certo. essere, di novembre del 2022. E niente, stiamo andando a una camminata. Questa è il vetro. Cioè, completamente ghiacciato. Grandioso. Benissimo. Iniziamo molto bene. Ah, ok, questo è una goccia di ghiaccio. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati. Qui abbiamo il signor Gamberini, abbiamo il signor Massimo che va in giù di là e qui siamo a Minerbio. Comincia la decima edizione della 5 Mossi, qui davanti che ci vuole l'altro, 5, 4, 3, 2, 1, buona 5 Mossi ragazzi, buona passeggiata, buona corsa, buona camminata. Per ricovero, lascia a casa dei vecchi, lascia a casa loro, lascia a casa la casa. Ma c'è l'alternativa? Stiamo arrivando dal castello. Là c'era il castello, però non ci si passa dentro. Peccato perché era molto bellino.
spiegare ai terrapiattisti che la terra non è piatta qua. Siamo al bivio tra 14 e 12,5. Vabbè, ma facciamo che facciamo i 12,5. Claudio mi ha appena mandato un messaggio dicendo che c'era il ristoro con il tè caldo. Perché nell'alternativa più corta c'era il ristoro col tè caldo e poi no? Lo voglio anch'io! Vista la penuria di generi di sostentamento e di conforto, mi arrangio e mi faccio un po' di cioccolata, rigorosamente scaduta, ma insomma. Siamo arrivati, vi metto le statistiche di Komoti in 3, 2, 1. Di partecipazione abbiamo la merendina, il succhino di pera e a me hanno dato un chilo di zucchero di canna, a me mezzo. I misteri. Qui c'è anche questa rocca da dove è passato Claudio col percorso da 7 km. Io effettivamente non so se ho sbagliato qualcosa o se ho fatto giusto, perché io sono andata dritto, perché qui ci hanno messo anche tutti i birilli. Passiamo alla recensione della camminata. Allora, il percorso, il mio è molto bello. Bello anche il mio, molto anche bello. Molto bello. Non si è passati dentro il castello, vabbè, pace, ci abbiamo girato intorno, ma va bene. Te invece sei passato da questa rocca qui, da anche rocca questa molto bella. Bellina. Del mio percorso da 12 km passa neanche un po' d'acqua, niente nel tè. Sì. Nel suo sì, nel quindi questa cosa non è c'era giusto. Il tè caldo c'era. Non buono. È giusto, non è giusto. Protesto vivamente. Ma c'era poi anche all'arrivo. Sì, vabbè. Poi, prima di partecipazione, il chilo di zucchero di canna, oppure c'erano le patate, insomma, hanno però fatto un po' di casino, mi sembra di intuire che non è filato tutto liscissimo, comunque va bene, però il premio è effettivamente buono, decisamente meglio di ultimi premi che abbiamo avuto, e dobbiamo dirlo. Poi vabbè, davano anche il succhino e la merendina a mo' di ristoro,
tutti speriamo poi di riuscire anche a riottenere. Io mi ricordo, non vorrei sbagliare, però mi sembra di ricordare che io qui anni fa mangiai pane e mortadella al ristoro. Così ho queste reminiscenze un po' dei miraggi. Vabbè, quasi però, nella mente. Però è andato meglio del solito. Io non mi lamento. Io sono felice. Abbiamo decisamente abbassato le aspettative, però insomma effettivamente ci accontentiamo, dai, è già meglio di niente. Va bene, adesso cerchiamo qualcosa di buono qui alle bancarelle. E mo si mangia panino con la porchetta e panino con l'ampredotto. Com'è? Buono? Buonissimo. Buonissimo. Come me lo ricordavo. Questa è la torre dell'orologio. Che in effetti c'è l'orologio. Che però non fa l'orario giusto, perché sono solo 12 e mezzo. No? Da Minerbio direi che è tutto. Ce ne torniamo a casa, belli soddisfatti. Sì, una bella giornata, proprio bella. Ciao.